Ciao a tutti e benvenuti nel consueto appuntamento con la lettura dell'articolo del lunedì che appare sul blog smetteredilavorare.it. Proposte telefoniche truffe sull'energia, come difendersi. Risparmiare in tempo di crisi è certamente un tema caldo, perché moltissime persone, risvegliatesi dal lungo sonno del cieco consumismo, ora vogliono improvvisamente spendere il meno possibile e arrivare più tranquillamente a fine mese. Ne approfittano i volponi delle proposte telefoniche truffa, che spuntano uno per uno i contatti che per mesi hanno trafugato, soprattutto in rete, alla ricerca di ignari consumatori da raggirare con proposte solo apparentemente convenienti. Il fenomeno ovviamente è in crescita, dunque cosa c'è da sapere per difendersi? Si legge sul Sole 24 Ore, vi lascio il link in descrizione, che a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia 4,7 milioni di italiani hanno saltato il pagamento di una o più bollette luce e gas negli ultimi 9 mesi. La situazione è grave perché la crisi comincia a toccare i bisogni base delle persone e l'inverno è ancora lungo. Tra l'altro, è proprio quando le persone sono disperate che i truffatori scendono in campo, perché pur di trovare una soluzione si è disposti anche a scendere a compromessi, come accade per il noto fenomeno dell'usura, ad esempio. La prima cosa da sapere, e che cerco sempre di spiegare a tutti, è che se qualcuno vi telefona per farvi una proposta, probabilmente è sempre lui ad avere bisogno di voi e non viceversa. Capita anche tra amici e parenti, no? Ecco, quando si tratta di proposte telefoniche sull'energia, non bisogna mai dimenticare che si tratta di falchi alla ricerca del vostro denaro, quindi bisogna stare con le orecchie ben alzate. Non è detto però che tutte le proposte che ci vengono fatte siano necessariamente svantaggiose o delle truffe, ma è importante seguire alcuni passaggi per assicurarsi che sia tutto alla luce del sole. Punto numero 1. Non fidarsi mai solo di ciò che viene detto telefonicamente. Spesso gli operatori omettono volontariamente alcuni dettagli fondamentali sui contratti che vanno ad offrire. Ad esempio, promettono prezzi molto concorrenziali, specificando che l'offerta vale per un certo numero di settimane, ma poi non dicono quanto pagheremo trascorso quel periodo. Oppure non spiegano dell'esistenza di penali molto salate qualora si volesse tornare con il vecchio operatore. Dunque, regola numero 1, chiedere dettagli e spiegazioni per ogni cosa. Punto numero 2, proprio in questo momento storico non sono credibili offerte estremamente vantaggiose e fuori scala rispetto ai prezzi di mercato. Questo semplicemente perché il costo dell'energia è elevatissimo alla fonte, quindi nessuno può fare miracoli. Dunque, almeno per questo momento, sbattete il telefono in faccia a chi vi promette l'impossibile. Punto numero 3. Mai dare i propri dati personali. Non c'è alcun motivo per cui l'operatore telefonico debba raccogliere dati estremamente personali. L'offerta riguarda le nostre utenze domestiche, quindi le informazioni necessarie sono nome, cognome, codice fiscale, un recapito telefonico e un indirizzo email. Poi per quanto riguarda la fornitura del servizio servirà dare l'indirizzo di casa, il codice POD per l'energia elettrica e il codice PDR per il gas. E infine, se si desidera la domiciliazione delle bollette, sarà sufficiente fornire l'IBAN, ma nessun altro dato bancario. Punto numero 4, il passaggio più importante è non confermare mai nulla telefonicamente, cioè farsi sempre prima mandare una copia del contratto o un preventivo scritto via email. Non c'è nessuna fretta, anzi, se ve la mettono è probabile che nascondano qualcosa. Con un'offerta scritta invece potete verificare attentamente tutte le clausole, grazie anche alla famosa scheda rapida di consultazione, che solitamente è un foglio unico dove vengono riassunti tutti i dati dell'offerta. Documento decisamente più semplice e comprensibile da consultare rispetto ad un contratto vero e proprio. Per finire, se ci rendiamo conto di essere caduti in una di queste truffe o di aver sottoscritto un contratto svantaggioso, abbiamo 14 giorni di tempo per disdire senza dover pagare alcuna penale.
Facciamoci quindi mandare subito una copia del contratto sottoscritto e controlliamo bene i dettagli, così da poter rapidamente recedere e non avere brutte sorprese in bolletta.